Ciao amici di Zugol! La scuola sta per iniziare e già non vediamo l'ora della prossima estate. Fuori c'è il sole, fa caldo, ma noi siamo costretti ad ascoltare il nostro vecchio professore di matematica che borbotta di numeri, lettere, operazioni... Oh! Oggi vogliamo consigliare 5 metodi per sopravvivere alle prime settimane di scuola, ma soprattutto per reggere il trauma del ritorno a scuola dopo un'estate passata in spiaggia in panciolle. Pronti? Iniziamo! Numero 1. Le classiche carte. A chiunque, di qualunque età, etnia e gruppo sanguigno, è capitato di giocare almeno una volta nella vita a carte durante la spiegazione di un professore. Che sia briscola, scopa, scala 40 o rubamazzetto, le carte sono da sempre il miglior modo per combattere la noia e le lezioni soporifere. Numero 2. Calcio con le dita. Basta una minuscola pallina di carta, delle penne e o degli astucci per trasformare il banco scolastico in un campo da calcio. Le dita saranno le vostre gambe, gli astucci le porte dove segnare e al resto ci penserà la vostra fantasia. Ma attenzione a non esultare troppo durante una rete messa a segno. Il rischio di farvi beccare dal prof è dietro l'angolo. Numero 3. Disegnare. Disegnare, disegnare, disegnare! Tutto quello che ti viene in mente, ovunque, disegna! Che sia su un quaderno, sul diario o sul banco, disegnare dà sfogo alla fantasia e permette di far scorrere il tempo più velocemente. Magari sei un nuovo artista emergente e nemmeno lo sai. Numero 4. Scrivere canzoni o racconti. Spesso l'ispirazione arriva nei momenti più inaspettati e a noi non ci resta che coglierla al volo. Se durante la lezione sentite l'irrefrenabile voglia di scrivere, prendete un foglio bianco e date sfogo alla vostra creatività. Potreste scrivere le prime rime di una canzone o le prime frasi di un libro. Numero 5. Giocare con il diario di scuola zoo. Come si unisce l'utile al dilettevole? Beh, comprando il diario più bello che esista. Il diario di scuola zoo è pieno zeppo di curiosità, meme, ma soprattutto giochi. Tris, battaglia navale, impiccato e nomi cose città. I giochi che hanno intrattenuto intere generazioni sono tutti racchiusi in questo diario. Divertimento assicurato con il diario di scuola zoo, non mi credi? Provalo! E voi che stratagemmi avete messo a punto per sopravvivere alle lezioni più noiose? Fatecelo sapere con un commento. Alla prossima!